Grazie all'associazione Correnti in Movimento per aver fatto visita alla città che mi onoro di guidare in questo periodo. Credo che il Comune di Camigliano è stato selezionato perché in questi anni ha lanciato un nuovo modo di fare politica, un nuovo modo che abbiamo lanciato con l'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, politiche a impatto ambientale zero, partendo appunto dalla raccolta differenziata, una raccolta porta a porta che adesso sta modificando anche il sistema camigliano, seguendo un porta a porta spinto con tutte le frazioni, con obiettivo rifiuti zero, perché è un obiettivo in cui noi crediamo, non è un'utopia, all'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. Abbiamo realizzato un impianto 14 kW sulle scuole elementari, un altro da 4,5 alle scuole medie al centro sociale, e stiamo adesso realizzando qui dove proprio siamo, con questa casetta davanti a noi, un impianto da 4 kW. Questa diventerà la casa dell'acqua, dove i cittadini possono venire con le bottiglie di vetro a ricaricare l'acqua, in modo che lanciamo un messaggio che l'acqua deve, è un bene pubblico, deve rimanere pubblico, ma non solo, iniziamo a risparmiare bottiglie di plastica e quindi a produrre meno rifiuti. Accanto a questa c'è una politica di lotta, la lotta che abbiamo fatto contro la cava di materiale calcareo, che sicuramente avete visto appena siete entrati. Era una cava che lavorava da 30 anni e siamo riusciti a fermarla semplicemente dimostrando che i progetti che stava eseguendo nell'escavazione non erano conformi a quelli autorizzati. È chiaro che non è solo ambiente camigliano, ma molto investiamo nell'immateriale, nelle politiche sociali. Abbiamo implementato 8 corsi gratuiti per tutti i cittadini, partendo da corsi di ceramica, corsi di calcio, di mini volley, di teatro, danza e canti popolari, per riscoprire poi le tradizioni locali, e contiamo di fare anche creare lavoro con queste nostre azioni politiche.